Buon pomeriggio e buonasera a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video, video post finale di Monte Carlo. Parleremo della finale, non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche, andare sul sito del Fantatennis per partecipare al gioco del canale. Troverete già il link nel sezione Fantatennis Live per inserire il vostro pronostico, il regolamento e il calendario. Allora, è finita questa edizione 2024 del torneo di Monte Carlo, è finita con la terza vittoria di Stefano Tsitsipas qui nei campi del Monte Carlo Country Club. Vittoria indubbiamente meritata per quanto riguarda la finale, vittoria che un pochino ci fa rosicare perché insomma c'era la concreta possibilità che oggi invece dell'inno greco risuonasse l'inno italiano in quel di Monte Carlo, però è andata così. Finale che vi dico. Io non l'ho vista dal vivo perché sapete, non avevo i biglietti delle ultime 2 giornate, però mi ha ricordato tanto la finale fra appunto Tsitsipas e Davidovich-Fokina, nel senso che Ruud ha provato soprattutto nel secondo set a togliersi quel peso di non aver mai vinto un torneo importante, ce l'ha fatta fino al 4 pari, poi quando è andato a servire per salvare la partita è tornato, quella pressione è tornata come un macigno e Stefano ha giustamente e meritatamente, perché insomma la partita, diciamolo pure, non ha avuto storia, vinto il torneo. Terza vittoria a Monte Carlo, vittoria che ad inizio torneo era difficilmente pronosticabile, visto i risultati del Greco in questa e anche nella precedente stagione, una vittoria che riporta Tsitsipas in top 10, una vittoria che nasce da una serie di fattori a cui Tsitsipas è riuscito a scampare, che lasciano pensare davvero che, insomma, che gli dei dell'Olimpo, visto che è greco, avessero deciso da tempo che questo torneo lo dovesse vincere lui. Parlo della rimonta nei quarti di finale contro Zverev da 5-0. Scusate, non nei quarti di finale, negli ottavi di finale contro Zverev da 5-0. Parlo del fatto che, insomma, quello che è successo ieri con Sinner è inutile starselo a raccontare e a ridire un'altra volta, ma insomma, io ho rivisto stanotte la partita su Sky mediante il tablet e oggettivamente ancora non mi spiego come in tre non possano aver visto quel doppio fallo, perché io, ripeto, ci metto anche Sinner, ma principalmente ci metto il giudice di linea e ci metto la giudice arbitro, anche se sul giudice arbitro ho metabolizzato una teoria che adesso vi dirò, per cui riesco a giustificare il fatto che non sia intervenuta, nel senso la giudice arbitro in quell'episodio si è ritrovata con il giudice di linea che non chiama la palla, Sinner che la gioca. Era dura intervenire prendendosi lei la responsabilità, cosa che pochissimi arbitri fanno, di chiamare out una palla, ripeto, non chiamata dal giudice di linea e non protestata dal giocatore. Se l'avesse fatta avrebbe fatto una chiamata sensazionale, però è anche vero che se la chiamata fosse stata sbagliata avrebbe danneggiato Sinner, perché avrebbe riconcesso due servizi. Tsitsipas ha giocato quella palla break sulla seconda di servizio, avrebbe riconcesso due servizi, quindi la prima palla a Tsitsipas. Probabilmente questo fatto del fatto che il giocatore abbia giocato nonostante
fosse un doppio fallo praticamente acclarato, una palla break di quell'importanza sulla seconda di servizio, probabilmente questo fatto ha convinto la francese che la palla fosse buona e che lei abbia preso un abbaglio nel vederla fuori, perché io ripeto, non ci credo che tre persone abbiano visto fuori quel doppio fallo. Secondo me c'è stata una serie di lui non chiama, lui non chiama, lui non chiama, quindi per me è buona. Tutti e tre hanno fatto, probabilmente l'unico che non l'ha fatto perché non l'ha vista davvero è il giudice di linea. Sia Sinner che l'arbitro hanno detto: beh, se l'arbitro non chiama, il giudice di linea non chiama, Sinner non si ferma. E l'arbitro ha detto: se Sinner la gioca, vuol dire che probabilmente ho preso un abbaglio io. Però, tolto questo, che è un'idea mia personale che vi ho voluto dire, cosa dire? Che è stato un bel torneo, è stato un torneo dove ci sono state partite veramente divertenti, le due semifinali sono state assolutamente, per quanto amare, nel senso che chiaramente per noi tifosi di Sinner, insomma, la prima semifinale non è stata proprio dal finale dolce, è stato un finale al fiele, però sono state due belle partite, una settimana con molti bei match, forse giusto il martedì e il mercoledì sul centrale ci sono state partite un po' a senso unico, però è stato un gran bel torneo. La solita perfetta organizzazione del Monte Carlo Country Club, la solita vista impagabile dei campi di Monte Carlo, che consiglio a tutti di venire a vedere almeno una volta nella vita, perché questo è un torneo che almeno una volta nella vita questa atmosfera e questa meraviglia di circolo va visto. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, non ci vedremo fino a mercoledì perché adesso mi godo 2 giorni di Costa Azzurra e poi torno a fare i video. Questa settimana comincia Barcellona che ha visto last minutes il ritiro di Alcaraz, quindi per uno spagnolo che fa il torneo, ovvero Nadal, c'è uno spagnolo pesante che non lo fa, che è Alcaraz, e questo ovviamente, per quanto possa contare, è un vantaggio per Sinner, perché Alcaraz perde i 500 punti di Barcellona e quindi Sinner aumenta il vantaggio sulla terza posizione, non so quanto gli subentrerà, ma sicuramente non 500 punti. E quindi diciamo che Sinner ha un pacchetto di punti abbastanza importanti da difendere fino a Roland Garros, dove l'unico torneo dove Tsitsipas può veramente far bene e può veramente fare punti è Roma. Però ecco, insomma, di Roma e di Madrid ne parleremo di Madrid in settimana nuova, di Roma nelle prossime settimane. Vedremo quali italiani. Binaghi ha già detto che Fognini e Berrettini avranno la wild card. Vedremo quali italiani faranno Roma. Vedremo un po' Sinner, che ha dichiarato di fare Madrid giusto per una sorta di allenamento. Io non ci credo neanche se lo vedo che lui vada in campo convinto di vincere un turno e poi perdere il turno dopo. Però ecco, speriamo che davvero di ritrovare Jannik non tanto in forma a Madrid quanto in forma a Roma, perché al Foro Italico sarà veramente divertente per chi c'è, ritrovarsi Sinner da primi tre favoriti. Poi avete visto, tennis può succedere veramente di tutto, e quindi sarà divertente vederlo a Roma, sarà ancora più divertente vederlo a Parigi per scoprire se veramente è competitivo anche sulla terra 3 su 5. Io sono convinto di sì, ma insomma, questa è una cosa che va scoperta e che va vista a fine maggio, quando comincerà il Roland Garros. Io ho detto questo, vi ringrazio, da Ventimiglia è tutto, ci rivediamo mercoledì sera da Siena. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, lasciate like al video, attivate la campanella per le notifiche. Buon fine di fine settimana e buon inizio della prossima. Ciao ciao.